Grande Fratello VIP, Edoardo accusa, Antonino aveva telefono ma niente televoto diretto. Quello che è successo durante la puntata del Grande Fratello VIP del 23 febbraio. Sta facendo discutere sia dentro che fuori la casa. Tavassi, Donna Maria, Murgia e Incurvaia sono finiti in nomination d'ufficio per una grave violazione del regolamento, i quattro si sono riuniti nel vanè. Dopo aver staccato uno dei microfoni presenti, hanno parlato di cose esterne e dei contatti che uno di loro ha avuto con la famiglia quando è uscito per qualche ora. Dopo essersi autodenunciato, Edoardo ha parlato di una presunta disparità di trattamento tra il suo gruppo e quello di altri concorrenti, secondo il volto di Forum. Antonino avrebbe usato il telefono ma per lui non c'è stata nessuna punizione. Per lunedì 27 febbraio Tavassi e Donna Maria sono a rischio uscita. Anche se è stato eliminato dal Grande Fratello VIP da ore, Antonino continua ad essere uno dei protagonisti di questa edizione. A tirare in ballo l'ex di Belen a fine diretta, è stato Edoardo con un'accusa che alle orecchie dei telespettatori non suona come una novità. Nel commentare il provvedimento disciplinare che lui ed altri tre vipponi hanno subito per quello che hanno fatto e detto all'interno del van, Donna Maria ha sbottato, tutti sappiamo che sono state riferite cose molto più importanti. Antonino aveva il telefono ma per lui niente televoto diretto, ha aggiunto il romano nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando il 24 febbraio. Quando è entrato sapeva tutto, chissà cosa gli hanno detto, ha proseguito Donna Maria riferendosi al periodo che Spinalbese ha trascorso lontano dalla casa del Grande Fratello VIP per motivi di salute. Il romano ha anche tirato in ballo la fidanzata Fiordelisi che, esattamente come lui, sarebbe a conoscenza del fatto che l'ex di Belen avrebbe avuto contatti con l'esterno quando è stato ricoverato all'inizio di gennaio. A conferma di ciò, c'è il servizio che Striscia la Notizia dedicato ad alcune confidenze che l'influencer ha fatto a Sara tra le mura di Cinecittà. Antonella avrebbe inguaiato Antonino dicendo, lui sa chi sono i preferiti, da quando è uscito si è reso conto di tante cose. Questa possibile violazione del regolamento da parte del parrucchiere, però, non è mai stata citata da Alfonso, che ha preferito rimproverare i quattro protagonisti di quello che il web ha ribattezzato Vangate. Il gruppo degli Spartani, poi, a fine puntata si è confrontato su quello che è accaduto in diretta, arrivando ad una conclusione che gran parte del pubblico condivide. Oltre a Donna Maria che ha denunciato una presunta disparità di trattamento tra i suoi amici e Antonino. Geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.